Ciao, io sono Caterina, sono l'altra parte di Bao, ho questa telecamera che sembra che sia nella Deder e quindi lo sono. E invece questa è la seconda parte della Bao One Night Only e con me stasera chiacchiereranno Alice Berti, Capitan Artiglio e Zero Calcare. Ciao Alice! Ciao Kate. Che bella che sei! Oh, ciao. Ciao Julien, che bello che sei! Ciao, ciao Alice. E Ciao, come sono stai a Michele. iniziare? Scusate. Proprio così, iniziamo benissimo. Come state? Bene, più o meno. Ciao Bene, Michele. bene. Più o meno. Allora, questa Michele l'ha chiamata la parte divertente, ma perché la conduco io? E in realtà, noi parleremo di, cioè l'abbiamo chiamata la sezione cultura pop, in realtà è perché parliamo di serie TV e di fumetti, quindi direi che Ci siamo sta. tutti d'accordo. E come prima cosa, beh, una cosa abbastanza fondamentale di questo periodo di quarantena è stata la cultura pop, perché un po' credo che ci abbia salvato tutti dall'impazzire. Volevo sapere qual è la roba più che vi è piaciuta di più che avete visto, letto in questo periodo. Iniziamo da Alice. Allora, è difficile scegliere, però guarda, di recente, tipo l'ho finito ieri, ho letto Ready Player One di Ernest Cline. Oh, L'ho che figo! letto tipo in 3 giorni, sono È 500 vero? Sì, pagine. sì. Quindi per ora non è più in quarantena perché siamo già in fase 2, l'ho letto in fase 2, però tengo quello al primo posto al momento. Ok, Julien? Non lo so, in realtà è difficile scegliere perché ho recuperato parecchia roba. Forse quello che mi ha più stupito era in realtà un film di un paio di anni fa che ho recuperato adesso, che era Yakuza Apocalypse di Takeshi Miike. Non l'ho visto. Che è bello matto, per cui sì, no, mi è piaciuto. È interessante, Michele, dopo che mi hai spoilerato la cosa che mi piaceva di più di tutta questa quarantena, che è stato Better Call Saul. A me non mi è piaciuto quasi un cazzo in realtà in questa quarantena. Però Lo ho visto, per la prima volta ho visto BoJack Horseman, che mi sta piacendo un botto, non ho ancora finito. Però l'avevo sempre snobbato, invece è fighissimo. E no, e forse la cosa pop più bella che ho visto è stata quella, credo. Ma Rick e Morty l'hai poi visto? No, Rick e Morty ancora mi manca, in effetti. Vabbè, sono lento, piano piano. Beh, immagino quando abbiamo fatto un po' i cast, parlando, scegliendo un po' chi far parlare quando, quello che ci era venuto in mente appunto era mettervi in comune, perché comunque voi avete, cioè nei vostri fumetti si vede un sacco di le cose che avete letto, visto da quando siete ragazzini ad adesso. E ero un po' curiosa anche di sapere quali sono le cose che vi hanno più formato di, come dicevamo, film, serie TV, cani che abbaiano. Sarà così tutta la sera, tra l'altro. I miei vicini mi amano tantissimo. Julien, tu da Ok. che ti ha più? Anche perché qua noi stiamo parlando e Sì. abbiamo delle generazioni abbastanza, cioè ci siete tu e Alice e io e Michele, i vecchi di questa cosa, però secondo me la cosa abbastanza interessante è il fatto che ci sono un sacco di cose che ci hanno influenzato a tutti e quattro e che sono arrivate nel tempo, tipo io so che Dragon Ball è stata una tua grossa ispirazione negli Sì. anni, nonostante tu Sì. abbia un Sì, po' di più assolutamente. di noi. Sì, e vabbè, sì, Dragon Ball è la mia influenza più grossa in assoluto, proprio tra tutte le mie influenze. Ed è quella proprio quella cosa a cui sono affezionato, che continuo in realtà a riguardarmi anche a fare maratone di tutto il Dragon Ball completo dall'inizio alla fine, mentre lavoro perché proprio mi piace. E ci ritrovo anche molte cose che voglio inserire nel mio lavoro, per cui è una fonte di ispirazione continua. E poi tra le altre cose che proprio mi hanno segnato, forse Buonanotte Punpun di Nio Asano. Ecco, per noi è già avanzato. Sì, vabbè, lì sì, è già diverso. Non è... Beh, degli shonen, sì, Dragon Ball One Piece sostanzialmente. Poi una cosa che in realtà mi ha fatto veramente innamorare del fumetto è Gon di Masashi Tanaka. Che in realtà Gon è conosciuto principalmente per il videogioco di Tekken, perché faceva un cameo nel terzo episodio in un minigioco sulla pallavolo, una roba del genere. E sostanzialmente,
ero a casa di un mio amico, ho detto, ah, che figo, il personaggio di Tekken, c'è pure un fumetto, no? In realtà era il fumetto che aveva dato vita anche a quel personaggio lì, e niente, in realtà mi sono un po' innamorato di quel modo di narrare, perché era completamente muto, e da lì ho capito che effettivamente il fumetto aveva quella dimensione temporale per cui, non so, il lettore poteva passare da 10 minuti a leggere una vignetta, che ne so, passare proprio un'ora a contemplarla. E questa cosa qui mi ha sempre affascinato, mi ha convinto, diciamo, a fare fumetti. Quindi il fumetto lungo è una roba difficilissima da fare e sia da leggere, perché magari tanta gente, vedo che c'è un sacco di... uno pensa, vabbè, il fumetto muto non c'è, è facile, ci metto un secondo da leggere. In realtà è una è un esercizio difficilissimo, perché devi riuscire a capire che cosa stanno facendo senza avere nessun ausilio delle parole, insomma. Sì, esatto. Poi era super dinamico, super... no, era proprio figo. E poi, tra le altre cose, forse The Cooking Crit di Taiyo Matsumoto e forse Pluto di Urasawa. Questi, sostanzialmente. Adesso batti questi, Michele. Io pensavo che era tutto il blocco prima e non ero preparato, perché pensavo che era il blocco dei giovani prima. Se vuoi facciamo, dai, facciamo Alice. Ok, è la prima volta che mi trovo a essere il più vecchio di una conversazione, mi voglio ammazzare. È brutta la sensazione, vero? È orribile. Dai, allora Alice, vai. Vabbè, io ho Scott Pilgrim tutta la vita. Che ho qua dietro, tra l'altro. Guarda, io ho una Ramona da questa parte. Lo so, la vedo sempre quando fai le dirette, io sono la tipo che la invidio. Ma è bruttissima, cioè, in realtà, è una io la sto tenendo in scatola, perché la scatola è figa. Il problema è che è fatta tutta di pezzettini piccolissimi, cioè, gli vuoi cambiare l'espressione, le cose, e non cioè, io so che poi i pezzi li perdo, e quindi le devo tenere in scatola. So che a nessuno interessa questa cosa della scatola, però è una cosa che... non è che sono una collezionista pazza che li tiene e che non sa indicare le cose, è solo che... Ok, scusami, vai. No, comunque dicevo, Scott Pilgrim, che è un evergreen, soprattutto per la narrazione io impazzisco, per Brian Lee O'Malley, ho letto qualsiasi cosa sua, adesso c'è Snot Girl che è in corso, che è questo fumetto sulla moda, quindi io sparatissima. Perfetto. Tu hai fatto un'app, o sbaglio? Sì, l'hanno pubblicata dentro uno di quei volumetti della Image che sono grandi così e tipo escono cos'è, ogni tot mesi. Però sì, adoro tantissimo quello. Cioè, in realtà non è questa grandissima cosa come storia, però i disegni, i colori, i colori, l'ambientazione è fighissima. Esatto. Cioè, solo per i vestiti, guarda, veramente. Poi vabbè, Jamie Hewlett si sa, insomma, Gorillaz, Tank Girl, quindi... vedi, anche questo, cioè, come stavamo parlando di Dragon Ball, Jamie Hewlett è anche una tua ispirazione, Michele, e so che anche il capitano ne è fan. Sì, assolutamente, sì, forse si vede da qualche parte l'omnibus. No, no. Io mi sa che quelli là, cioè nel senso, a me già mi hanno presi quelli che avrei detto io, in effetti, pure se siamo di generazioni diverse, io Dragon Ball e Jamie Hewlett sono i due riferimenti da cui ho copiato tutto quello che potevo copiare nella vita, proprio. Michele, dici le tue. Okay. Io sostanzialmente, quei due sono proprio quelli che nell'età in cui ho cominciato proprio a fare i fumetti, ho copiato di più. Poi in realtà io ho avuto un sacco di roba, a me in realtà pure la roba italiana tipo Lupo Alberto, Cattivic, comunque quelle cose me le sono pippate un sacco da ragazzino, ma pure in realtà pure Tira e Molla, Minni, cioè tutti anche i derivati di Topolini, di quelle cose là io le ho lette un sacco. Per esempio alcune posizioni, cioè io ho proprio delle cose che sono un medley, la bocca e l'attaccamento degli occhi, il naso, li ho copiati da Akira Toriyama di Dragon Ball. Le mani messe giù le ho copiate, diciamo, dalle mani di Paperino, Topolino, così. Le mani messe così le ho copiate da Alessio Spadaro, pensa. Comunque però, comunque da ragazzino, nel senso comunque a 17 anni, perché io Alessio lo leggo da quando aveva fatto la cronaca del G8 di Genova del 2001, quindi in realtà per me è una cosa eterna. E poi
non lo so, penso che sono queste qua le cose più pop che ho come riferimento. Sto provando a pensare, beh, da ragazzino ancora più piccolo, credo che quando ho cominciato a fare delle cose di fumetti provavo a copiare i Men, però ho ritrovato degli esempi di quella roba, veramente era uno scrondo orribile, Che quindi tra l'altro è uno non... di quelli che più odi disegnare durante le dediche. Ma infatti, ma diciamo che il risultato era più o meno uguale a quello di adesso, quindi... Visto che ne stanno parlando prima, vedevo i commenti, ci racconti un attimo la storia di Laura Palmer? Perché è bellissima, mi piace tantissimo sempre sentirtela dire. Oddio, ma perché ci sono dei commenti? Perché io stavo sulla chat privata e pensavo che non ci stesse incurando nessuno proprio, capito? Non ha commentato nessuno, cioè l'ha commentato ore fa. Ah, ok, va bene. Beh, in realtà non so da dove viene, credo che mi è stata portata a una fiera, la cosa di... aspetta che ho staccato... Vabbè, c'avevo l'auricolare, ma in realtà l'auricolare è staccato. Mi è stata portata a una fiera, la trovo molto bella, era anche già incorniciata, e lo sto dicendo sempre, ma perché è vero che mio padre è convinto che sia la mia fidanzata, perché vede questa foto e ogni volta non dice nulla, vedo che la guarda e va da mia madre e gli chiede: ma chi è quella ragazzetta di cui Michele ha la fotografia su una cosa? E quindi la trovo molto buffa, come cosa non l'ho più tolta. Ma hai mai avuto il cuore di dirgli qualcosa o lo lasci nella... No, questo fatto che lui sia convinto di questa cosa, volevo prima o poi sostituirla con la versione insaccata, però non lo so. Sarebbe molto bello, sono sicura che apprezzerebbe tantissimo. Noi adesso siamo qua a parlare di cultura nerd, cultura popolare, però è una roba che fino a qualche anno fa, anche quando cioè il leggere i fumetti, guardare i cartoni animati, io mi ricordo che anche quando ero al liceo io era un po' una roba da sfigati. Cioè era, non dico proprio, però era una roba che uno diceva, vabbè, è un po' strana, le piacciono queste cose, lasciamo, è un hobby, cioè non sembrava, invece poi direi che è diventato un lavoro per tutti noi. C'è stato un momento in cui vi siete vergognati di questa vostra passione e avete cercato di nasconderla, oppure, e vi ricordate il momento in cui le persone hanno iniziato ad appassionarsi alle cose che piacevano a voi, oppure è sempre andato tutto liscio, quindi non avete mai avuto problemi, o comunque non vi siete mai sentiti quello un po', quello diverso da quello che aveva hobby diversi dagli altri, insomma, dagli amici che frequentavate, ecco. Alice. Boh, io in realtà più ero strana dagli altri, più ero diversa, più ero felice. Quindi, tipo, quando mi additavano un po' quella strana, quella... poi mi vesto sempre strana anche da quando sono nata, sostanzialmente. E, boh, a me faceva piacere in realtà. Cioè, dopo di biblioteca era un complimento per me. Quindi mi sono sempre divertita. Anzi, poi, tipo, in realtà coinvolgevo anche compagni o amici a cui non gliene fregava niente, tipo... In seconda media ero fissatissima con due cose, tre cose: Star Wars, Ranma Mezzo e il Castello Errante di Howl. E tutta la mia classe alla fine dell'anno aveva finito per vedere Avevo... tipo, tutto. Quindi in qualche modo coinvolgevo sempre anche gli altri e boh, cioè non mi sono mai sentita Ok. particolarmente fuori luogo. Forse un po' alle superiori, però avevo il mio gruppetto di amici nerd con cui passavamo le giornate, che insomma. Julien. Sì, boh, in realtà, allora, legato alle passioni, sì, appunto, semplicemente, appunto, alle medie, elementari, avevo due amici e basta, per dire. Per cui non è mai stata una cosa che mi è pesato troppo, parlavo con loro di cartoni e fine lì. La cosa in realtà di disegnare, di copiare appunto personaggi di Dragon Ball, Pokémon, Digimon, eccetera, era una cosa che in realtà faceva socializzare sostanzialmente, perché un po' tutti in realtà conoscevano quelle cose, per cui in realtà e soprattutto ero quello che faceva i compiti di artistica degli altri. Per cui in realtà alla fine il disegno in generale è forse sempre stata l'unica arma di socialità che ho avuto, diciamo. Quindi, e legato al fatto di vergognarmi, in generale non mi sono mai sentito, ho sempre, ecco, tenuto magari per me delle cose che amavo, però nel senso non è che non mi hanno cambiato in particolare, cioè nulla di troppo strano, ecco.
Michele, mi spiace che ti stiano portando al patibolo. Ecco, ho fatto l'errore di non mangiare prima. Io ho mangiato alle 7:30 come tutti i lombardi. No, perché poi in realtà mentre parlavamo pensavo, guarda che subito, non ho detto Nino il Ninja, che per me è stata una grande influenza. Io non conosco Nino il Ninja. Come non conosci Nino il Ninja? Voi conoscete Nino il Ninja? No, mi dispiace. No. Perché siete tutti del nord, cazzo. Ma perché sei più vecchio della stanza? No, perché non c'avevate TRE. Non c'avevate, quindi voi non sapete chi è Sonia, per esempio. No. Vabbè, però allora non so perché sto parlando con voi. Come si esprimeva Nino il Ninja? Cioè era un cartone, un fumetto, cos'era? Era un cartone che dice sempre ninnin, no, niente. No. Era un cartone giapponese di un ninja, forse fatto dallo stesso di Doraemon addirittura, con il gatto Amilcare, il cane Shishi, vabbè. Daniel Quaggio lo conosce? Ha detto vecchi, sta continuando anche a mandarmi sms con su scritto vecchi, quindi comunque, a parte questo, non mi sono scordato la domanda qual era, però c'avevo una risposta. No, sulla vergogna della cosa. Io ho avuto delle grandi difficoltà in realtà nel momento in cui ho cominciato a avvicinarmi a tutto il mondo del punk e dei centri sociali, perché c'è un po' la distinzione obbligatoria che se tu sei uno che fa o le cose impegnate o le cose teppistiche, in qualche modo tutta la cultura pop, nerd, eccetera, era esecrata e deprecata in tutti i modi. Quindi io me la sono tenuta per un sacco di tempo per me, e all'inizio, quando ho cominciato questa roba anche dei fumetti che sono cominciati ad andare bene, avevo una grossa difficoltà a mettere insieme queste due identità e un po' mi vergognavo. E poi è diventato un po' la mia crociata il fatto, quando mi sono accorto che in realtà tutte quelle persone, pure loro in realtà si erano visti i cartoni animati, se guardavano Star Wars eccetera, anche se non era un argomento di discussione tra di noi, perché era considerato una cosa di cui non si parlava, è diventato un pochetto la mia crociata il poter dire che le persone hanno tanti lati, che uno può andare, visto che qualcuno può andare a fare le cose in cui bruciano i cassonetti, ma può anche guardarsi Dragon Ball in TV, e che le cose non sono necessariamente in antitesi. Mi sembra giusto, però comunque vedi che un sacco di gente lo conosce. Alcuni sono perplessi, ho scoperto che quindi lo davano anche in Piemonte, però dice 1983, io sono già più giovane, quindi forse è quello il problema. Io l'ho googlato e ho capito, cioè l'avevo già visto, però non era qualcosa a cui associavo un nome. Adesso, cioè, stasera, stanotte mi guardo solo Nino il Ninja, te lo prometto. Maratona di Nino il Ninja. E poi mi spoileri anche Nino il Ninja, t'ammazzo. Domani mattina Michele ti fa il quiz per vedere se abbiamo imparato tutto. Alice, stasera abbiamo un programma, cioè io e te ci guardiamo tutto Nino il Ninja. Perfetto. Beh, da questa cosa di vergognarsi quando, cioè, magari alcuni, noi, io e Michele un pochino sì, voi dicevate che vi siete sentiti un pochino più a vostro agio nelle vostre passioni di cultura pop, come dicevamo, però adesso penso che il pop, cioè tutta la cultura pop, che può passare dai personaggi dei fumetti, Marvel, eccetera, possa essere un qualcosa che aiuta ad allargare gli orizzonti e anche dell'accettazione, sia come anche l'introduzione di personaggi con identità di genere diverse. Secondo voi la cultura pop può aiutare in questo momento storico ad ampliare gli orizzonti delle persone, e dà un ruolo sociale più forte di quello che era una volta, oppure viene visto solo come intrattenimento e quindi non aiuterà mai, cioè continuerà a essere solamente una cosa che uno si guarda per passare il tempo, ma non aiuta a fare alla società a fare un passo avanti, insomma. Michele, secondo te? Secondo me un sacco, nel senso che io sono convinto che in realtà un sacco di cambiamenti della società vengono proprio da quello che si vede anche nella cultura pop, chiaramente non soltanto, cioè non è che quella roba sostituisce le politiche, la scuola, la famiglia, eccetera,
Però quella roba secondo me fa tantissimo per i modelli, per le persone che guardano anche per come si proiettano nella società, nel futuro, eccetera. Io sono proprio convinto che questa cosa, secondo me anche la maniera in cui è cambiata la società americana negli ultimi anni, che si vede anche adesso, dipende anche tantissimo da come è cambiato l'intrattenimento pop americano negli ultimi anni. Cioè, secondo me anche prodotti che magari non so, cioè che cazzo ne so, dai film Disney ai film della Marvel a Grey's Anatomy, quella roba là comunque secondo me è un rullo compressore culturale che è super importante. Beh, è anche un abbastanza segno, cioè, quando vedi le persone che magari dicono il fumettista non deve parlare di politica, oppure perché continuate a mettere dei personaggi omosessuali di colore appartenenti a delle minoranze nei fumetti, tante volte credo che sia il fastidio che genera questa cosa, sia proprio segno del fatto che la cultura sta cambiando ed è anche attraverso mostrare continuamente degli esempi di accettazione. Non so se, perché non so se sto levando la parola a qualcuno, e No, quindi. pure. No, sì, nel senso che. Ma in realtà c'è tutto un fumetto francese molto bello che uscì su Ankama, che era tratto dal blog Commando Culotte, in cui c'è tutto uno studio che fa vedere come. Per esempio, nelle donne, ma anche in un sacco di minoranze, eccetera, la maniera in cui la sicurezza di sé, le prospettive che i bambini pensano di poter avere da grandi, eccetera, sono delle cose che a un certo punto crollano proprio. Cioè, per esempio, il numero di bambine che pensano di poter diventare leader, al di là della figura del leader che ci può piacere o non piacere, ma dopo gli 8 anni, dopo una serie di dopo aver assorbito una serie di informazioni dai cartoni, dalla cultura pop, eccetera, quella roba crollava, lo stesso per i ragazzini ispanici, i ragazzini neri, eccetera. E invece si è visto che con l'inversione della tendenza di alcune cose risalivano. Quindi, insomma, in realtà il fatto di averci dei modelli a cui riferirsi, il quanto più vari possibili e quanto più, appunto, che non te costringono a un ruolo soltanto, è proprio una cosa che cambia tantissimo. Ma io penso sempre che se uno guarda quello che è successo quando ammazzarono Rodney King nel 92 a Los Angeles, le proteste che ci furono erano robe in cui la comunità nera cioè, ha bruciato tutto come hanno bruciato tutto adesso, ma senza nessun sostanzialmente alleato di altre etnie, e anzi addirittura facendo gli scontri razziali contro i coreani, e se, cioè, era una roba che era veramente molto comunitaria, stretta. Se uno guarda quello che si è messo in moto nella società americana adesso, in cui ci stanno molte più, appunto, etnie, minoranze, gruppi che pensano che tutte quelle robe sono correlate tra di loro, secondo me questa roba è stata data in larga parte dal cambiamento proprio della cultura pop. Sì, no, sono d'accordissimo e credo che anche questa cosa, cioè, credo che si autoalimentino tutte e due le cose, cioè, da una parte c'è la cultura pop che dà degli esempi nuovi, ma dall'altra parte c'è anche la società che impone, il cambiamento della società che impone alla cultura pop di adeguarsi e ci sono un sacco di personaggi che probabilmente non ci sarebbero stati anche solo 3-4 anni fa. E se poi ci pensi anche quando uno dice, vabbè, ma sono supereroi, se ci pensi, gli X-Men sono gli X-Men, ma anche Star Wars, anche Star Trek, sono tutti un esempio di come di integrazione e di società di convivenza di pensieri diversi. Quindi, non secondo me, è inscindibile la cosa di pensare che sia solo intrattenimento da quello che è, cioè da quello che viene raccontato, ecco. Alice, secondo te? Sì, Vai. posso aggiungere una cosa perché Michele è stato super esaustivo, però tipo è il motivo per cui io quando scrivo libri penso sempre a tipo aggiungere più personaggi diversi possibili. Cioè, a parte che per me la diversità è una cosa normale, cioè io sono cresciuta veramente tipo anche quando ero piccola in una scuola in cui c'erano bambini da tutte le parti del mondo e quando sei un bambino
non fai caso alle differenze. Quindi io sono cresciuta con questa mentalità. E quindi per me è naturale inserire personaggi che sono completamente diversi gli uni dall'altro, con culture diverse, colori, orientamenti sessuali, qualsiasi cosa. Ma anche perché secondo me è importante per un lettore poi rivedersi un po' in quello che legge, perché magari ti dà tanta forza anche magari per capirti meglio, soprattutto se sei magari molto giovane. Certo. E quindi... Poi mi è venuta in mente un'altra cosa, che è: la rivoluzione è l'unica soluzione. Beh, devo dire che gran parte delle, alcune delle foto, quelle più, più significative, di, cioè tra quelle più significative che abbiamo visto negli ultimi giorni, hanno a che fare comunque con la cultura. Già solo la foto di quello vestito da Elmo che brucia il cassonetto, o anche solo il Wendy in fiamme, sono delle immagini che rimarranno nella storia, anche perché conducono a un'iconografia diversa da quella che pensavi, però cioè, le foto lì è pazzesca. Sì, sono d'accordo. Julien? Sì. Beh, avete detto praticamente tutto. Sì, cioè, il concetto è quello, sostanzialmente è importante che più persone possano identificarsi nei personaggi che leggono. Per cui è importante che ci sia uno spettro di razze, di caratteri, di anche condizioni sociali molto ampio, diciamo, nella letteratura. Per cui, appunto, un ragazzino... Che legge un fumetto deve in qualche modo, appunto, più si rispecchia in quello che legge, più probabilmente qualcosa che gli piacerà e che magari darà più contributo alla società, nel senso, poi sì, l'avete detto meglio voi, perché nel senso... Ecco, a questo proposito, qual è il personaggio più diverso da voi, che magari avete avuto più difficoltà a scrivere e a mettere, mettere in cui vi siete posti dei problemi dicendo: magari non riesco, essendo un personaggio così diverso da me, non riesco a farlo parlare nel modo giusto o a renderlo nel modo giusto. Julien, non vale il tiranosauro. Ok. ma in realtà nessuno, perché forse ho messo un po' di tutto di me in tutti i personaggi, forse, e bene o male, quando andavo a raccontare le varie svolte narrative, pensavo, mi immedesimavo molto in quel personaggio e magari non era sempre la scelta che avrei preso io, però magari, non lo so, qualcosa di comunque ritenevo plausibile, anche se estremo, cioè... è difficile che ci sia stato proprio un personaggio che non abbia capito, perché comunque... scrivendolo impari a conoscerlo, per cui magari diventa una sorta di tuo amico che fa sì una cazzata, però capisci perché l'ha fatta, capisci che testa ha, per cui diciamo che non ho avuto particolari difficoltà. E, è vero che in realtà è sempre uno studio, cioè in realtà noto molti errori anche nella caratterizzazione dei miei personaggi, però proprio per questo penso faccia parte comunque del gioco, per cui un po' per volta costruirò personaggi sempre più complessi, sempre più reali, credibili, che è ovviamente l'obiettivo ultimo, però ecco, diciamo le difficoltà fanno proprio parte, credo, della caratterizzazione di qualsiasi personaggio, anche quelli che magari trovo più simili a me, che poi magari si trovano in situazioni che, non so, io non mi ci sarei trovato, per cui... Alice? Ah, io paradossalmente tutti e nessuno, nel senso, anche io nei Neon Brothers, per esempio, che è un gruppo di 6 personaggi, quindi è stato difficile riuscire a caratterizzarli tutti in poche pagine, però ognuno di loro aveva qualcosa di me che mi rispecchiava, però erano anche completamente diversi, cioè sono tipo Nicolai e Marray sono 2 persone violentissime, cosa che io non sono affatto, quindi magari le scene d'azione, il motivo magari scatenante che, per la quale si mettevano a menarsi, cioè per me era difficile da capire, da comprendere. E quindi sì, probabilmente loro due, proprio per la violenza, la velocità con cui pensavano le cose, le facevano e fine. Invece sono una persona molto riflessiva, quindi... Quei 2 sono stati un po' difficili. Michele? Non lo so, nel senso che io sicuramente mi sono trovato questo problema super forte nel secondo libro, Un polpo alla gola,
nel senso che erano tre personaggi a cui volevo dare lo stesso peso narrativo a tutti, far vedere i loro pensieri, eccetera. E mi sono accorto che il personaggio di Sara era, che era, diciamo, nella prima parte da bambina, poi da adolescente, poi da adulta, eccetera, non riuscivo proprio a calarmi nei suoi panni se non con delle cose proprio stereotipate, cioè le cose che mi venivano in mente di una bambina quando ero piccolo, mi venivano in mente le Barbie, quella roba là, ma poi in verità non c'avevo idea se effettivamente le compagne di scuola mia se giocavano con le Barbie, ma perché non se parlavamo a quelle, quindi non lo sapevo proprio. E poi questa cosa sarebbe andata avanti probabilmente in tutti i libri, se non che ho proprio deciso a un certo punto di smettere di provare a calarmi nei panni degli altri, e quindi nei libri più recenti spesso sono proprio andato a casa delle persone. C'ho la fortuna che, essendo i libri miei quasi tutti autobiografici, posso andare proprio a parlare con le persone, a chiedergli tu questa roba come la diresti, che penseresti, eccetera. E quindi l'ho fatto con mia madre per dimenticare il mio nome, con gli amici miei per macerie prime, e questa cosa qua mi ha permesso di bypassare questo problema. Però se no penso che ce l'avrei ancora, cioè non penso di averlo risolto. Ok, visto che siamo quasi alla fine, io direi, domanda stupida da isola deserta, libro, serie TV e fumetto. Michele, inizia tu. Ok, No, no, fatemi iniziare dopo perché ci devo pensare un allora, secondo io. ci devo pensare anch'io però. Allora, libro, fumetto e serie TV. Sì, e film, dai, così almeno Ok, sono contenta. allora, vabbè, i miei preferiti, credo, cioè... Cioè, tu pensa che è una cosa che ti devi rivedere poi fino alla nausea. Cioè, non è uno Ok. dei tuoi preferiti, è una roba con cui ci devi Ne convivere. ho troppi, cioè tipo per esempio nell'ultimo mese quando hanno messo i film Ghibli su Netflix ho rivisto Il Castello Errante di Howl almeno 10 volte e non mi stufo ancora. Lo stesso Dirty Dancing, lo stesso Midnight in Paris di Woody Allen, quindi cioè, potrei dirti tutti quanti questi film. Libro un po' più difficile, cioè il mio libro preferito è Il Grande Gatsby di Scott Fitzgerald e quindi non lo so, forse quello. Fumetto, non lo so, beh, Scott Pilgrim lo rileggo tipo una volta l'anno, tutta la Con saga. dei volumi ti porti già una roba, un bel Però mattone, esatto, che così dura un po' di più. non so se valgono Vai, vai. oppure Paradise Kiss anche di Hayazawa, mi piace tantissimo. Che quello là c'ho il volume unico, quindi va benissimo. È da qualche parte qua dietro, non mi Cosa sto manca? sentendo, Serie TV? a sinistra. Sì. Serie TV? Allora, se potessi resettarmi la memoria e riguardarla senza sapere come va a finire, ti direi Breaking Bad. Se no, la signora Maisel, perché mi fa sempre ridere. Ok, Julien, lasciamo lui alla fine perché sennò di che si fa. Allora, beh, serie TV, in realtà ti dico l'anime di Dragon Ball, che quello lo rivedo a rota ogni anno praticamente. Manga, ti dico, cioè fumetto, ti dico forse l'omnibus di Tekkō King Crypt di Taio Matsumoto. Allora, libro in realtà non ce n'è uno a cui sono particolare affezionato. In realtà, io faccio molta fatica a rileggere i libri. Cioè, mi piace più, cioè, soltanto se devo trovare qualcosa, studiare qualcosa, allora lo vado a riprendere, se no passo ad altro. Quindi in realtà libri non ne avrei proprio. Cioè, Anch'io sto pensando, io forse non ho mai riletto niente. Beh, forse Fahrenheit di Ray Bradbury, forse, perché quello è uno dei primi libri importanti, diciamo, che ho letto in vita mia, per cui forse quello, però non sono neanche così sicuro, cioè ce ne sono veramente troppi. E serie TV, no, l'ho già detto, sono a posto, no, Sei a forse sì. posto? Ciao Michele, ora tua. Allora, libro. Forse Cecità di Saramago, mi piacque un botto, se no Il potere del cane di Don Winslow, sono due tra le cose più belle che ho letto in vita mia. Grazie perché me l'hai consigliato e mi è piaciuto un botto. Ah, davvero? Sì? Figo, non me lo ricordavo, sono Me l'hai contento. consigliato perché avevo finito quello di Ariaga e mi avevi detto di continuare con Ah, Il ok, ah, quindi poi ti è cane. piaciuto? Sì, io Figo, sono contento. ci I sto a seguiti non sentire sono delle altrettanto cose. belli, però. Eh?
I seguiti non sono altrettanto belli, però. Come l'hai detto, infatti mi sono fermata lì e sono passata ad altro, però in effetti a un certo punto mi sembrava che durante questa quarantena, se qualcosa non era vietato in Messico, io non lo guardavo. Cioè, se non c'era un cappello, se non c'era la droga, se non c'era il Messico, io non... cioè, tra Better Call Saul, Il Selvaggio e Il Potere del Cane, cioè, io ho detto, boh... Narcos, sei andata avanti? No, non ancora, perché sto ancora guardando Better Call Saul. Ok, per quanto sei lentissima, cazzo. Poi allora serie TV Lost, comunque Lost lo sapevo, sì, è senza storia. E libro, serie TV, fumetto, qual era? Fumetto. Non lo so, o Lo Scontro Quotidiano o La mia vita disegnata male di Gibi sono le due cose che comunque mi hanno segnato di più e che penso che effettivamente poi mi porto di più nel cuore. Una roba che ti sei mai letto tra le due? Cioè, sei... Li ho riletti più di una volta in realtà, ma per motivi lavorativi, cioè per capire cosa copiare e dove. E, però ho letto stamattina, cioè tra stanotte e un pezzo stamattina, non rientra nelle cose più belle in assoluto, però lo volevo dire perché non mi scordo sempre, eccetera. Finalmente ho letto Laura Den continua a lasciarmi. Ti è piaciuto? È vero che è super figo? Sì, molto molto figo, è proprio molto molto figo. Però questo è quello che dicevamo prima, cioè il fatto anche di raccontare una storia d'amore a prescindere dall'identità di genere dei due personaggi, credo che sia anche un, cioè, con una naturalità senza porsi problemi, senza dire ci vanno assolutamente delle cose che devo dire, cioè va tutto cioè viene raccontato con una, potrebbe essere una storia d'amore di qualsiasi tra qualsiasi due persone, ecco. Sì, molto molto figo, infatti. Film? L'odio, mi sa. Sì. Tu sei nell'isola deserta e hai deciso di guardarti a ruota L'Odio. Vabbè, però se siamo nell'isola deserta tutti e tre insieme, abbiamo un sacco di roba. Abbiamo una varietà di roba. Direi che siamo abbastanza a posto. E noi tra poco abbiamo concluso, quindi vi ringrazio di aver parlato abbastanza e di non avermi fatto fare... Io in realtà ho finito le domande, quindi se voi parlavate meno, io ero nella merda. volevo ringraziarvi un sacco di essere stati con noi, di essere stati con me in realtà, e anche con le persone che ci stanno guardando da casa. E è strano perché cioè, vedervi insieme mi dà un senso un po' di normalità. Cioè, noi siamo a casa da un sacco di tempo e soprattutto siamo senza fiere, senza incontri, eccetera. Quindi poter vedere, ecco, in due secondi, quanto vi mancano poter avere un contatto col pubblico? Io so che Alice, il suo libro è uscito appena prima della quarantena, quindi non ha potuto avere nessun riscontro dal vivo. Quanto ti mancano i disegnetti, Michele? Sono combattuto io su questa cosa in realtà, nel senso che una parte di me sta vedendo quanto è bella la vita quando nessuno ti può costringere a uscire fuori dal cordone umare, però un po' mi manca quella, cioè, comunque un pochetto mi manca quella roba, non c'è un cazzo da fare. Julien? Sì, uguale in realtà, un po' le rimpiango effettivamente. Tu ti sei comunque sottoposto alla cosa di fare, sì, di fare su Twitch, di richieste delle di non vendere una copia, perché pensavo di non vendere una copia, allora ho detto vabbè, faccio questa cosa così vediamo, è andata bene. Julien, cosa usi per riprenderti su Twitch? Allora, uso una Reflex Canon. Ma deve avere tipo un wifi, qualcosa così. Sì, allora ti serve OBS e tramite OBS c'è una cosa, cattura telecamera, cioè cos'è usa come OBS? È un programma gratuito di broadcast, di streaming. Ma se vuoi ti passo tutti i link, tutto, ti spiego un attimo. Ok, allora sì, è facilissimo. Io comunque sto passando le mie giornate per collegarmi poi al segmento dopo. Io sto passando, non so se voi fate lo stesso, ma a me guardare Cecotti che disegna è tipo la cosa che più mi rilassa al mondo.
Abbastanza, sì. Cioè, vedere Lorenzo lì, che io non, tra l'altro non saprei come fare a intrattenere le persone a parlare per tutto quel tempo, perché non ho questo dono e infatti volevo uccidermi se a fare un'altra domanda. Però Lorenzo parla durante le cose. Sì. Ti appena perché mi sto pensando, però se devo parlare per 2 ore, no. No. Alice, come te lo immagini una fiera in cui puoi avere il feedback dai tuoi lettori? Cioè, nel senso, a parte che io ho fatto molte autoproduzioni, quindi di fiere comunque ne ho fatte con dediche e cose, però non a livello BAO, quindi magari con tanta gente. Quindi, non lo so, cioè, comunque ho ricevuto un sacco di feedback tramite i social, magari gente che mi scriveva e mi ha fatto un sacco piacere, e quindi diciamo che un minimo questa mancanza è stata compensata. Meno male. Sono le 22:30, io vi ringrazio un sacco di aver chiacchierato con me e spero di vedervi presto. Anche io. Anch'io. Falso che ciao, sei in Cile, sei falso. No. Ciao. Falso.